Capitolo 6. Cinque piccoli marinai giocavano a vostro onor. Uno attese invano la sentenza e quattro ne restar. Un altro di noi assolto troppo tardi. E così nemmeno lei è stata risparmiata. Avrei potuto dirle io stesso che non era molto probabile. Non ce la faccio più a rimanere in questa casa. Cinque morti, cinque cadaveri che giacciono in quelle stanze sotto le lenzuola. Freddi, per sempre! Coraggio, Vera. Non possiamo abbassare la guardia proprio ora. Casa desolata di Charles Dickens. È una feroce accusa dei tribunali. Fino al 1873, quando fu deciso che tutti i casi fossero giudicati da un unico tribunale, senza più affidarsi al diritto consuetudinario, le controversie immobiliarie ed ereditarie potevano protrarsi per tutta la vita degli inquisiti. Alcuni attendevano realmente la sentenza per tutta la vita e morivano prima di ottenerla. Non posso fare a meno di pensare che il signor Owen mi abbia riservato un destino simile. Sembra che sia arrivato il mio turno. La signorina Brent rifiutò qualsiasi protezione, o perlomeno quella offerta da comuni mortali. Lei farà lo stesso, giudice? Niente affatto. La vostra protezione è benvenuta. Alla mia età potrebbero non restarmi molti anni da vivere. Ma proprio per questo mi sono ancora più preziosi. Tuttavia, in genere, erano gli inquisiti a morire nella vana attesa di una sentenza, non i giudici. Interessante osservazione, signorina Clayton. Ci rifletterò senz'altro. C'è un altro punto che vorrei sottoporre alla vostra attenzione. Come al solito. Uno di noi è l'assassino. Dobbiamo fare tutto il possibile per salvaguardare gli altri quattro innocenti. Signor Lombard, lei ha una pistola. E non ho alcuna intenzione di separarmene. Fortunatamente siamo ancora in numero sufficiente per obbligarla, se necessario. E va bene, visto che siete tutti coalizzati contro di me. È nel cassetto del mio comodino, vado a prenderla. Se non le spiace, l'accompagno. Come si sente, Vera? Starò meglio quando Philip sarà tornato. Secondo lei, perché la signorina Brent è andata nell'apiario? Anche considerando la sua cieca fede nell'intervento divino, non posso credere che vi si sia recata di sua spontanea volontà. La ringrazio per il suo tempo, signorina Clayton. Cosa possiamo fare per proteggerla il meglio possibile, giudice? Dobbiamo proteggerci a vicenda. La signorina Clayton ha ragione. Potrebbe essere presuntuoso da parte mia ritenermi la prossima vittima. Ma anche se lo fossi, Owen non ha più molto tempo. Suo fratello darà sicuramente l'allarme se lei non è di ritorno entro domani. Manderanno una barca, tempo permettendo. Owen ha ancora molto da fare prima di quel momento. Se sono ben protetto, potrebbe lasciarmi perdere, magari abbandonare completamente l'idea della filastrocca. Anche gli innocenti fra noi sono ugualmente a rischio. Secondo lei, perché la signorina Brent si trovava nell'apiario? Questo particolare continua a ronzarmi nel cervello come un insetto fastidioso e insistente. Sembra ovvio che non vi è stata portata di peso. Vi è stata attirata. Come non lo so, ma deve essere stata una persona di cui si fidava. Ma chi può essere stato? Temo che le mie riflessioni mi portino a concludere che sia stata lei, signorina Clayton. Se i signori vogliono scusarmi. Vera non dovrebbe allontanarsi da sola. Finché Philip è con il signor Blore e finché voi tre rimanete insieme, sono assolutamente al sicuro. Mille grazie, giudice. Come si sente, dottore? Cosa? Bene, bene, mai stato meglio. Cosa può dirmi della morte della signorina Brent? Numerose punture date, grave reazione allergica, spacciata fin dall'inizio. Ha qualche idea di come sia arrivata all'apiario? A piedi, suppongo. Ah, capisco cosa vuole dire. Non proprio il luogo ideale per una persona allergica alle punture d'api. Deve esservi stata attirata o costretta. È tutto per il momento, dottor Armstrong. Una partita a biliardo, dottore?
Non credo che sarei un buon avversario. Mi tremano un po' le mani. Ma se ci tiene, proverò. Benissimo. Fatto. Ho riportato i componenti allo stato originale. Delle voci. Sembra un battibecco fra pescatori. Devo trovare il modo di mettermi in contatto con loro. Pronto? Pronto? Mi sentite? SOS! Ripeto, SOS! Piantala di fitonesare. Stai attento alla testa, Narrakot. Se vuoi continuare a tenerla sul collo. Cos'è stato? È evidente che Owen non gradisce la mia presenza qui. Funziona, perfetto. Ecco, forse un po' di musica rilassante aiuterà Vera a distendere i nervi. Le dico che era in quel tavolino. La perquisirò, che le piaccia o no. Idiota, non vede che hanno forzato la serratura? Narrakot, mi aiuta a perquisirlo? Non faccio resistenza. Niente. Ora tocca a lei. Niente di niente. E lei, signor Narrakot? Faccia pure. Nulla. Restano Armstrong, il giudice e la signorina Clayton. L'assassino potrebbe averla nascosta da qualche parte. Perquisirò tutti i presenti e se è nascosta da qualche parte la troverò. E comincerò da qui, a meno che il signor Lombard non abbia obiezioni. Si accomodi. Cerchi di non fare troppo disordine. Non c'è più Rogers per mettere a posto. Non mi sorprende che le sue indagini siano un punto morto. Ho risposto anche a troppe delle sue domande per ora.
Ebbene, dottore? Un piano rischioso. Se fallisce... Ah, signor Narracott. Nessuna traccia della pistola? No. Il signor Blore ci ha perquisito. E poco fa ho sentito la signorina Claythorne che gli urlava di tenere le mani a posto, quindi ritengo che abbia perquisito anche lei. L'assassino ha avuto tutto il tempo per pensare a un nascondiglio. Non credo che sarà facile trovarla. Se vuole scusarci, continueremo la nostra partita. Guardate, che cos'è questo? Sotto il piatto di Narracott c'è scritto solidamide. Solidamide? Ma è un veleno mortale, non c'è dubbio. Owen l'ha avvelenata. C'è un antidoto? Sì, olio di trementina, ma non ne ho con me. Non sento niente ancora. Quanto tempo ho? Non sentirà niente finché... Beh, finché non potrà sentire più nulla. Penso che non le resti più di un'ora. L'olio di trementina si può trovare nell'unguento universale Bellman, una medicina particolarmente efficace contro reumatismi e dolori minori. Non lo prescrivo mai, può causare forti irritazioni se applicato in quantità eccessiva, ma potrebbe essercene in casa. Un'altra notte da lupi. Non capisco come qualcuno abbia potuto pensare di costruire una casa in questo posto. Con la guerra imminente, potrebbe essere un utile posto di guardia. Ancora il generatore. Questa volta nessuno uscirà a ripararlo con questa burrasca. È evidente che l'attesa è finita. Il signor Owen ha fatto la sua prossima mossa. Non dobbiamo abbassare la guardia. Non dobbiamo allontanarci più di uno alla volta. Finché la persona che si è allontanata non torna, gli altri devono restare insieme. Posso reclamare questo privilegio, giudice? Vorrei prendere lo scialle. Ma certo, mia cara, non stia via a lungo però. Non si preoccupi. Crede davvero che ci sarà la guerra, giudice? Io penso di no. Una guerra mondiale dovrebbe essere stata sufficiente per far comprendere a qualunque persona razionale la follia di un simile avvenimento. Mio caro dottore, se c'è una dote che certamente Hitler non possiede, è la razionalità. È vera, è in pericolo. Credo che venisse dalla sua stanza. Questa corrente viene dalla stanza di Vera. Au! Sembrava provenire dalla sala da pranzo. Gli hanno sparato. Deve essere morto sul colpo. Le statuine! Guardate il centro tavola. Come si dice, non c'è due senza tre. E questa non sembra essere un'eccezione. Prima il veleno, poi il generatore e adesso anche il povero giudice. Il serbatoio della benzina è vuoto.
Il serbatoio della benzina è pieno adesso. Notevole, ma non è il mio stile preferito. Funzionato. Mi sento molto meglio adesso.